Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video spesa Coop. Sono appena tornata a casa, avevo le borse posate sul tavolo, stavo mettendo a posto tutti i prodotti che ho acquistato e poi ho pensato: ma perché non fare un video spesa così tanto sto 10 minuti in vostra compagnia? Allora ho messo tutto sul divano ed eccomi qui a fare il video. Partiamo subito dalle mele, che sono decisamente le mie preferite, perché queste sono della Coop, della marca Orto qui, e sono decisamente quelle che io preferisco. Ne ho provate tante di tanti tipi diversi nei vari supermercati, però alla fine poi tendo a prendere sempre queste. Hanno un sapore che a me piace molto, quindi 2 kg di mele rosse. Poi in questo pacco misterioso, che adesso non apro perché rischierei di far cadere tutto per terra, ci sono 2 tranci di salmone, salmone fresco, molto classico, niente di particolare, però lo lascio nella confezione. Comunque ne ho preso 2, vi dico il peso. Ho preso 748 grammi, sono 2 pezzi abbastanza grandi. Poi, secondo e ultimo pacco misterioso, un'orata. Questa è 470 grammi di peso, anche in questo caso non la apro, però è proprio una classica orata intera e fresca. Poi ho preso un mini sacchettino da 250 grammi di scalogno, questo qui ve lo faccio vedere sperando che vediate bene. Io ogni tanto lo utilizzo in sostituzione della cipolla, magari quando faccio qualcosa che richiede la preparazione di sapori, lo utilizzo e devo dire che mi piace molto. Poi un galletto hamburghese, che è una cosa molto presente nella mia alimentazione, perché io questo lo mangio spesso, soprattutto cotto al forno. L'ho preso perché l'ho visto, adesso non ero andata alla Coop con l'idea di comprarlo, però poi l'ho visto sullo scaffale e, come spesso mi succede, mi faccio attrarre visivamente, quindi l'ho comprato. Poi una confezione da 2 di bracciole di suino. Immagino che i vegetariani mi staranno odiando, però c'è dell'altra roba a base di carne e di pollo, perché ho preso anche della carne macinata per fare il ragù, per fare le polpette, insomma per fare tutte queste preparazioni. E poi una cosa decisamente fuori stagione, che è la faraona. Ho trovato questa mezza faraona nella confezione e ho deciso di comprarla per mangiare qualcosa di un po' diverso. A me piace tantissimo, però di solito la trovo solo a Natale, a Capodanno, in quel periodo. Invece l'ho trovata, ho visto che c'era anche adesso che non siamo assolutamente nel periodo natalizio, e ho pensato: ma sì, facciamo una cosa un po' diversa, quindi ho preso anche la faraona. Poi una confezione da 100 grammi di parmigiano reggiano della marca Coop. Lo utilizzo molto spesso e mi trovo benissimo. Poi ho comprato i Raffaello, sapete che queste sono le mie debolezze, perché a me piace tantissimo il cocco associato alla mandorla, quindi i Raffaello sono veramente un matrimonio perfetto. Poi una confezione di pesto alla genovese della marca Novella. Di solito io lo faccio il pesto, però ci sono dei momenti in cui non ne ho voglia, non ho tempo, e quindi compro questo, che è in assoluto quello più simile al pesto alla genovese fatto in casa. Ho provato tante marche diverse, ma devo dire che la Novella, se per caso l'avete nei vostri supermercati, nelle vostre città, è in assoluto quello più simile. Poi una confezione di besciamella leggera della marca Chef. Anche questa è una cosa che andrebbe fatta, diciamo, in casa, andrebbe fatta fresca, però non sempre ho il tempo, non sempre ne ho voglia, sono sincera, e quindi ogni tanto la compro già fatta. Ho preso questa della Chef, che ha la versione light con 50% di grassi in meno. Poi una confezione da 500 grammi di passata di pomodoro della Coop. Come vedete, ho preso tantissime cose della marca Coop, perché comunque io la ritengo ottima. Poi ho preso, sempre della marca Coop, una confezione di pasta frolla già pronta. Io di solito la faccio in casa, quindi non utilizzo queste cose già pronte. Però la pasta frolla mi incuriosiva, perché di solito vedo la pasta sfoglia, la pasta brisée, anche la pasta filo. Adesso sta andando molto di moda nei supermercati, però la pasta frolla non l'avevo mai provata e l'ho presa proprio per la curiosità di vedere com'è, di provarla. Penso che la utilizzerò per fare le bugie, perché siamo anche vicini a Carnevale, quindi insomma, perché no? Questa è tutta la mia spesa Coop. Io vi invito, soltanto se vi va naturalmente, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Se riterrete degno questo video di un vostro like, mi farà sicuramente piacere. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.